sono qui con gioia a dirvi di questo incantevole seminario nell'incantevole borgo musicale, ma anche sede di incontri di neuroscienze e cultura in assoluto e in generale di Monte Castelli Pisano. Ringraziamo per l'organizzazione e la generosità innanzitutto Philip Bonhoeffer, immenso della categoria pediatrica, il comune di Castelnuovo Val di Ceci, Nara e Cultura, poi il patrocinio dell'Università di Pisa e Toscana Life che ci sta assistendo dall'inizio con nostra gratitudine immensa. Il seminario era volto a capire cosa ci può essere di simile o no nel gesto chirurgico e nel gesto di chi suona e quanto eventualmente il suonare, l'essere un dilettante musicista a buoni livelli, possa rendere più efficace il gesto chirurgico. Nomi prestigiosi a discuterne, abbiamo avuto Salvatore Settis, notissimo archeologo, si è molto occupato di ambiente e di diritto al benessere dell'ambiente. Per i greci, e qui mi riferisco anche alla lezione di Michele stamattina, la parola techne si applica al medico, a chi addestra i cavalli, al cuoco, a Fidia, a Policleto, a Parrasio, a Omero, a Euripide. È sempre la stessa parola, perché l'idea di arte che abbiamo noi, collegata a un valore artistico, i greci non la conoscono. Abbiamo avuto Michela Sassi, storica della filosofia antica. Il ruolo sociale di aggregazione comunitaria che la musica ha per l'appunto fin dagli inizi della civiltà greca, come attestato già in Omero. Marco Francesconi, psicoanalista docente a Pavia di psicologia dinamica. È un incontro di studio, di approfondimento, direi proprio di respiro psichico, particolarmente gradito, credo, dopo questi periodi un po' soffocanti, che originariamente evidentemente non erano stati ipotizzati quando si è iniziato a organizzare questa giornata. Lo stesso Philip Bonhoeffer, ovviamente un grande cardiochirurgo pediatrico, Yves Lecomte. La perfezione consiste nel dare alla mano, alla voce, alla bocca, la capacità e la libertà di esprimere qualcosa di proprio a partire dalla nota scritta, nell'istante stesso in cui suona. Il corpo del chirurgo non ha nulla da esprimere, non deve che eseguire, mentre quello del musicista è l'attore indispensabile, capace di dare senso alla musica che suona. E tre ragazzi straordinari, dilettanti, studenti di fisica 2 e uno invece il terzo, il clarinettista di biotecnologie. Che la presenza invece di due straordinari, hanno vinto un sacco di premi internazionali, Ania Filoska era violino, un violino impetuoso e commovente, e Mattia Fusi che ha partecipato anche alla tavola rotonda, diciamo difendendo fra virgolette il ruolo dei professionisti rispetto a quello dei dilettanti pianoforte. Beh, io penso innanzitutto che l'avvicinamento alla musica debba avvenire forse anche prima della scuola elementare. Un dibattito sempre ricco, sempre interessante, difficile da concludere per rispettare i tempi, quindi veramente un bellissimo esempio di come si possa credere nel pensare, nella cultura, senza atteggiamenti elitari che sarebbero veramente contraddittori della passione che unisce chi crede nel collaborare, lavorare assieme.